Ben ritrovati ai nostri telespettatori, oggi abbiamo ospiti in studio. Di solito in questi ultimi anni siamo andati a trovarli noi in struttura, siamo andati a curiosare, a vedere di che cosa si occupano, invece quest'oggi abbiamo il piacere di avere ospiti qui della nostra emittente, dei rappresentanti, diciamo così, del mondo del volontariato e del sociale in senso lato, davvero speciali. E allora ringrazio fin da subito per essere qui Michela Dameri, che è presidente della cooperativa San Carlo Onlus di Castelnuovo Scrivia, e ringrazio anche Marzia De Giovanni, che è coordinatrice della comunità della Casa San Carlo. Poi entreremo nello specifico, perché vado a fare già dei distinguo fin da ora, ma capirete perché. È, vi dicevo, una realtà ben radicata sul territorio, parliamo di Bassa Valle Scrivia, ma parliamo in senso lato di Tortonese e, perché no, ci allarghiamo anche agli altri comuni se necessario, facenti capo al CISA. Ma Presidente Dameri, a lei la parola, perché vorrei entrare nello specifico, perché tra poco passeremo la parola anche agli ospiti del Centro San Carlo, qui vediamo delle immagini, lasciamo un poco di suspense, prima lei la spiegazione in breve di che cosa siete, di come nate. Allora, San Carlo è nata nel 1999 per volontà di un gruppo di famiglie di persone disabili, famiglie con figli, fratelli o comunque parenti che avevano necessità di questa, di costituirsi in un qualcosa che si occupasse appunto dei loro cari. Questo è avvenuto grazie anche al coinvolgimento di alcuni operatori che da anni lavoravano già in questo settore. Quindi San Carlo è nata proprio per volontà di famiglie. Quindi San Carlo è famiglia, San Carlo è anche volontariato, perché già negli anni 80 comunque nel Castelnovese si erano formati gruppi di volontariato che via via negli anni hanno comunque avuto riconoscimenti da parte degli enti locali. San Carlo è anche fondazione di partecipazione. Cosa significa? La Fondazione San Carlo nasce nel 2003 perché sono arrivati i primi conferimenti a San Carlo, e quindi per dare una solidità, una sicurezza a queste famiglie che hanno comunque creduto in questa realtà, si è costituita questa fondazione di partecipazione, che è la seconda in tutta Italia e la prima del Piemonte, parliamo del 2003. La fondazione ha dato origine poi a un Dopo di Noi. Il Dopo di Noi che cos'è? Dopo di Noi è una casa famiglia che si occupa comunque di persone disabili dopo, chiaramente, il proseguo della loro vita, la mancanza dei genitori, comunque dei familiari. E poi San Carlo è innanzitutto cooperativa, e qui torno indietro al 99, quando appunto ci siamo costituiti. La cooperativa è comunque socio, fondatore, promotore della Fondazione San Carlo, è di fatto il braccio operativo della fondazione stessa. La fondazione di partecipazione cosa vuol dire? Non è le fondazioni come vengono connotate. Fondazione di partecipazione significa che chiunque, qualsiasi libero cittadino del paese, comunque persone che hanno piacere, possono portare il loro contributo, ma non solo a livello di denaro, come economico. Si può anche chiaramente pensare, ma ognuno può diventare partecipante portando il volontariato, il proprio tempo, la propria professionalità, cioè ognuno porta un contributo non solo in denaro ma anche in quello che può fare. Infatti la fondazione, tutti gli amministratori della fondazione non hanno compensi, quindi prestano il loro lavoro a titolo proprio di volontariato. Per questo la cooperativa è il braccio operativo per gestire chiaramente le strutture. Noi allora negli anni abbiamo costruito una collaborazione fattiva e anche stipulato convenzioni con gli enti locali come l'ASL e il CISA di Tortona, col quale condividiamo tutta una serie di progetti che vengono svolti all'interno delle nostre strutture, e come poi spiegherà meglio la dottoressa Di Giovanni. Grazie, grazie Presidente. Io qui in elenco, in questo fogliettino, una serie di nomi, perché non tutti oggi possono fisicamente, insomma, entrare in questo studio, però mi viene subito da ringraziare e da salutare Ferdinando Balzarotti, che comunque è il vostro direttore generale, so che poi ha anche altre cariche, ma quelle ci interessano poco oggi, perché dall'altra
parte c'è il pubblico, Presidente. Abbiamo un paio, abbiamo la clac, un paio di ospiti del centro che tra poco avremo piacere di avere qui e di intervistare, che hanno partecipato ad un bellissimo progetto, uno degli ultimi che avete portato avanti. Però dicevo, il bello è che questo è soltanto uno degli ultimi, perché con Marzia De Giovanni, che appunto è accanto a Michela, che è appunto, come vi dicevo, la coordinatrice della comunità Casa San Carlo, insieme ad altre persone, e ce ne parlerà lei, le attività in questione sono molteplici e diversificate. E poi è bello quello che ha detto il Presidente, cioè questo contributo di idee, perché i progetti arrivano appunto anche dalle persone, non soltanto che fanno parte del vostro gruppo, ma anche da quelle che orbitano poi attorno a questi amici. Assolutamente. Sì, sì. Prego, Marzia. Assolutamente, i progetti sono tanti, le attività sono tante, più che altro per fare in modo che i ragazzi raggiungano gli obiettivi educativi individualizzati che altrimenti annoierebbero se non fatti e perseguiti con attività diverse. Il ragazzo arriva in struttura e viene, ci studia e noi studiamo loro, quindi con colloqui tecnici, clinici e con le valutazioni emergono quelle che sono le aree deficitarie e i punti di forza. E quindi nasce e si sviluppa quello che per noi è lo strumento, che è appunto il PEI, il progetto educativo individualizzato. Il PEI viene emesso ogni anno e ogni anno si decide quelli che sono gli obiettivi per ciascun ragazzo. Obiettivi che sono dell'area cognitiva, relazionale, sulle autonomie di base, sull'integrazione col territorio, abbiamo molti progetti infatti col territorio, e sul miglioramento della qualità di vita, non solo del soggetto, dell'ospite, ma anche della famiglia, perché comunque cerchiamo di prestare sempre un ascolto e dare sollievo alla famiglia. Le attività come nascono? Intanto sono supervisionate e seguite da personale specializzato, quindi l'educatore professionale per quanto riguarda le abilità di base, l'operatore sociosanitario e altre figure come può essere appunto la pet terapeuta di cui parleremo poi, la musicoterapeuta, la ceramista, il tecnico ceramista con cui i ragazzi fanno appunto ceramica e argilla, poi magari ne parliamo un po' più nel dettaglio. Poi c'è il fisioterapista e ci sono altre figure che incontriamo per vari progetti di personaggi laureati nelle Accademie delle Belle Arti che quindi riescono a seguirci con la loro professionalità e sempre integrando quelli che sono gli obiettivi specifici dell'attività a quelli che sono i nostri, che rientrano appunto nel PEI. PEI che ha appunto questi obiettivi, vengono controllati in itinere e sommativamente. Per cui poi si decide se mantenere quegli obiettivi, se consolidarli, se cercare di cambiarli. Sempre la figura del ragazzo è centrale, anche se l'attività poi magari può essere di gruppo, però all'interno dell'attività gruppale che viene in genere favorita per un discorso relazionale, i ragazzi in gruppo lavorano meglio, lavorano più volentieri, c'è comunque la centralità del soggetto, gli obiettivi che sono esclusivamente per lui. Ci sono discipline o attività appunto che voi proponete agli ospiti, ai ragazzi che hanno riscosso più successo rispetto ad altri in questi anni? Mi viene in mente il teatro, per esempio. Sicuramente il teatro, anche perché il teatro è, abbiamo visto, un'attività in cui si annulla assolutamente quella che è la competitività. Alcuni dei nostri ragazzi sono assolutamente molto competitivi, nel teatro si annulla. Cioè l'obiettivo successo, rappresentazione davanti alla famiglia, ai parenti, agli amici è la cosa più importante, quindi non importa se io ho meno battute perché magari faccio un po' più fatica a ricordarmi le cose, non importa se tu sei un po' più davanti al pubblico, alla scena, l'importante è il conseguimento, il raggiungimento dello spettacolo finale. E in genere noi alterniamo, in primavera concludiamo le nostre attività strutturate prima della pausa estiva con uno spettacolo teatrale alternato a quello di pet therapy. Quindi quest'anno abbiamo fatto appunto lo spettacolo di pet therapy di fronte ai parenti, l'anno scorso c'è stato lo spettacolo teatrale, come sarà il prossimo anno. Quindi vi invitiamo anche il prossimo anno a venirci a vedere. E torneremo. Torniamo sulla pet therapy perché chiaramente insomma non ho voluto farlo entrare subito nel vivo come argomento, però le immagini che stanno scorrendo nel nostro plasma anticipano già quello che sarà poi
il seguito della nostra chiacchierata. Ecco, lei parlava di questa figura, ecco, collegata alla pet therapy, che vi ha aiutato, al di là del fatto che avremo poi Alida, che fa parte del gruppo del San Carlo ed entrerà nello specifico. Però quanto è importante, ecco, collegare questa disciplina e lavorare con gli amici a quattro zampe? Decisamente importante. Intanto, vabbè, l'operatore cinofilo Patrizia Fossati, poi ne parlerà, è comunque una figura preparata, certificata e autorizzata a svolgere l'attività della pet therapy. Lavorare e perseguire i nostri obiettivi, perché comunque ci sono equip tecniche con la signora Fossati e tutta la nostra equip psicoeducativa, è appunto perseguire i nostri obiettivi utilizzando il cane. E il cane mette comunque, rilassa e porta a tante finalità. Non vorrei adesso rubare poi il pezzo della collega, però sicuramente autostima, perché c'è la conduzione del cane, quindi ok, io lo so fare, so portare il cane, mi obbedisce e poi mi rilasso, e anche motricità fine, quindi lo spazzolando lo faccio. Patrizia ci tiene molto a far lavorare la manina, che i ragazzi utilizzano meno di solito, e quindi a spingere i ragazzi a utilizzare per spazzolare quella manina che loro nella quotidianità non vogliono utilizzare. Questo è un percorso che dura su più anni ormai, quindi non è sicuramente cosa nuova, e giustamente, essendo stata sperimentata e ben voluta dai ragazzi, è stata riproposta. Marzia e Alida, che ascolteremo tra poco, se ne sono occupate, diciamo così, nello specifico anche nel corso dello spettacolo. Lei, Presidente, ha fatto la valletta, vero? Me l'ha detto prima di entrare in onda. Le immagini forse si vede. Si vede, una mano la dà tutto l'anno, però, diciamolo, perché Michela D'Ameri, che ora ha la carica di Presidente appunto sulla struttura di Castellano, Nuovo Scrivia, è entrata come operatrice, e tutte queste persone con cui chiacchieriamo amabilmente sono educatori dal punto di vista appunto sanitario, sono professionisti del settore, quindi è bello poter chiacchierare anche di cose leggere, però sapendo che si ha a che fare con persone proprio del mestiere. Allora io direi, se siete d'accordo, di lasciar scorrere ancora un poco le immagini che già abbiamo cominciato a guardare mentre chiacchieravamo insieme a voi, perché vorrei fare un cambio e quindi far sedere altre persone qui vicino a me. Se no è l'attenzione lì e... Contenti. Buongiorno a tutti, il tuo nome? Tiralo su così lo vedo. Ok. La spazzola? Sì. Prendila bene. E allora continuiamo a guardarle queste immagini, continuiamo a commentarle insieme ad altri ospiti del Centro San Carlo Onlus di Castelnuovo Scrivia. Quindi cambio scena, come vi avevo annunciato. Ringrazio per essere qui Marco Gorani, buongiorno Marco. Ringrazio anche Alida Albericola e ringrazio Tiziana Barbieri. Grazie. Buon pomeriggio a tutti. Dunque, dicevamo in prima parte che questo è un appuntamento che abbiamo studiato un pochino ad hoc, perché spesso vi veniamo a trovare con le nostre telecamere, veniamo a curiosare, veniamo a cercare di capire, ecco, come si lavora all'interno di una struttura altamente qualificata, qual è quella del San Carlo di Castelnuovo Scrivia. Oggi abbiamo veramente il grande regalo di avere qui voi, e quindi possiamo raccogliere delle testimonianze relativamente a un percorso che è stato fatto, lo dicevamo prima, durante alcuni anni, un percorso collegato alla pet therapy, quindi al lavoro insieme ad animali altrettanto preparati, perché va detto, non tutti gli animali possono fare pet therapy, quindi anche per quanto riguarda proprio il discorso del cane, per esempio, ci sono determinate tipologie più propense o meno, però di questo appunto ci parlerà più nello specifico e al centro, quindi le andiamo a salutare di nuovo e lasciamo a lei la parola, Alida Albericola, che ha coordinato in generale questo percorso e che è poi coordinatrice del centro diurno San Carlo. A te la parola. Buongiorno. Allora, l'equipe del Centro San Carlo, della Casa San Carlo, in collaborazione con la pet terapista Patrizia Fossati, che è una persona
che è certificata e ha fatto una scuola per poter fare pet therapy insieme con i propri cani, che anch'essi sono certificati. Abbiamo creato un progetto che dura ormai da diversi anni di collaborazione, perseguendo, come diceva prima la collega Marzia, degli obiettivi ovviamente comuni. In equipe si discute, si ragiona quali possono essere gli obiettivi migliori sia per il gruppo che per ogni singolo ospite, gli obiettivi migliori da dover perseguire. E in collaborazione con la pet terapista, appunto, si va a creare un progetto, in questo caso di pet therapy, dove perseguire questi obiettivi. Il progetto è stato così battezzato, è Confido Sorrido. È bella questa associazione del confidare in qualcuno e del sorridere poi istantaneamente, almeno da me da fuori che lo leggo, poi non so se ha altri significati. Significato profondo, perché il cane, innanzitutto in questo caso della pet therapy, è proprio un co-terapeuta, nel senso che il terapista e la signora Patrizia Fossati, in collaborazione, in aiuto con l'equipe del centro, ma il cane è proprio il co-terapeuta che aiuta a mettere in relazione gli ospiti e in relazione con la terapista e fra di loro, fra l'equipe e fra di loro. E Confido Sorrido proprio perché la pet therapy funge, i cani hanno un ruolo di facilitatori, di canalizzatori dell'attenzione e dell'interesse di ogni singolo ospite, attirano proprio la curiosità e tutto messo sotto forma di gioco, di attività ludica, in modo da poter perseguire degli obiettivi, di fare delle attività divertendosi e sorridendo, anche perché comunque il cane, già solamente guardando il cane, uno sorride, no? E quindi questo. Marco, io vedo quella maglietta, fai un po' vedere bene ai nostri telespettatori. Cane e gatto, l'abbiamo studiata apposta per la trasmissione? Certo. Certo. Ok. Ma tu con chi hai lavorato? Con che cane hai lavorato? Il suo nome? Con la... Thea. Thea. Thea, Thea. Che ho visto nelle immagini è un Labrador. Sì. Un Labrador, sai di quanti anni? Non lo so. Giovane? Quattro. Non si dicono gli anni di una signora, hai ben ragione anche tu, però comunque insomma era giusto per sondare il terreno sul cane con cui hai lavorato. Certo. E che cosa hai fatto con questo cane? Tanti giochi. Mi sono divertito, guarda. Abbiamo fatto anche terra, seduto, resta e anche salto con il cerchio, sì. Caspita, quindi un'attività, una disciplina vera e propria, quasi ginnica per certi versi. Sì. Ma hai insegnato qualcosa tu a questo cane o è questo cane che ha dato qualcosa a te, che si chiama Thea, il cane in questione? Cosa ti ha trasmesso? Io veramente parlavo anche in dialetto con il cane. No, davvero? Sì, sì. Fantastico. E quindi? E lei rispondeva? No, io gli dico, fa bravo, non è... Fa bravo, me vuoi no. E allora, poi dopo... Mi sono divertito, emozionato anche con lei. Ma Marco, adesso chiedo qualcosa anche a Tiziana, che si trova appunto qui con noi. C'era anche un altro animale che ha lavorato con voi durante questo progetto, il nome di quest'altro animale. Quindi due femmine abbiamo scelto alla fine, Bimba. Bimba. Tiziana, tocca a te. Come ti sei trovata con Bimba? Benissimo. È una cagnolina docile. E simpatica vedersi a fare l'esercizio che ha fatto e a seguirmi. Cioè, sembrava che il cane mi parlasse. E mi ha spronato a fare meglio l'esercizio con lei. Questo è un cane,
Allora, abbiamo visto nelle immagini, ho visto che tu per esempio in alcuni scorci di riprese che ha fatto il nostro collega Tiziano Borille, tu davi da bere o da mangiare comunque a Bimba, non so se poi hai fatto attività come Marco, cosa facevi? No, colloquio, solo colloquio con guinzaglio, dovevo fare resta, che vuol dire fermo, andare dalla parte opposta del salone e aspettarla. Aspettare il mio segno per farla ritornare da me a sinistra, perché il cane va portato a sinistra. Molto interessante questa spiegazione. E gli perché chiede e si ferma a sinistra. Perché lei comunque, Bimba, ha imparato e ha risposto a dei comandi, ma anche tu, Tiziana, Marco e gli altri ospiti ovviamente del centro, che noi salutiamo. Vi facciamo un ciao intanto, perché ciao. Ci staranno guardando. Oggi abbiamo due amici, ma chiaramente insomma vi vorremmo un po' tutti, ma torneremo intanto a trovarvi. Però dicevo, anche voi come utenti avete recepito dei comandi, perché li avete imparati insieme all'animale. Sì, insieme alla Patrizia, che ci ha aiutato molto. Che è un'altra operatrice che vi ha... No, è proprio la padrona dei cani. Ah, la padrona, bene, bene. Marco, tu hai cani o gatti a casa? No, io ho il cane, sì. Come si chiama? Uno si chiama... aspetta, che non mi ricordo più. Comunque, uno c'è. Uno c'è. Uno si chiama... oh, madonna, che non mi viene più in si nome. Si accettano suggerimenti anche dalla clac che abbiamo fatto cambio scena, per cui... È un Jack Russell. Un Jack Russell. Sono terribili, quelli, sì. Sono vivaci. E poi ne hai altri? Uno si chiama Ariel. Ariel. Era appena arrivato. Bene, quindi si fanno compagnia. Esatto, poi l'altro si chiama... Atris, un maschio. Ecco. Però avevo anche Maya, però è scappata. Comunque, tra via e vai, vedo che sei ben fornito anche a casa, quindi avete avuto questa bella esperienza in struttura. Sto guardando la durata perché, caspita, abbiamo già quasi finito il tempo. Tiziana, tu hai animali in casa? Sì, due gatti. Due gatti? Cina e Cagliostro, perché è tutto nero come l'inchiostro. Ma che bello! Ed è tremendo. Lui quando scappa va in solaio, non tenta di scappare dalla rampa delle scale, però dopo un po' che è lì si fa prendere dolcemente. Se vai prima, quando è, si nasconde e ti graffia. C'ho ancora il graffio adesso perché... Nonostante sia è scappato. Addomesticato. Sì, eh? Sì. Ma è sempre sul mio letto, mi fa la guardia in camera, non si fa prendere dagli estranei. È un amico fidato soltanto tuo. Sì, sì. Bene, allora io sapete cosa vi dico? Che il tempo a disposizione è già finito. Pensavo di così magari interloquire qua e là con i nostri due ospiti, e tu magari poi si agitano, sono emozionati, invece siete andati benissimo. Vi rivoglio al più presto, faremo parlare così ancora un pochino a Lida, perché gli abbiamo fatto giusto accennare a questo percorso che però vedremo nelle immagini, e a questo punto io mi autoinvito, vorremmo tornare a vedere che cosa combinate una delle prossime volte. Va bene. Intanto buona estate a tutti e grazie per averci seguito. Grazie a lei.